Allora, la prima gara ufficiale, la Coppa Italia, di solito la Coppa Italia o si considera un fastidio o un obiettivo. In questo caso che è un passaggio intermedio per arrivare al campionato con un'idea di formazione già definita, nonostante il mercato sia ancora in piena evoluzione. Ma innanzitutto un fastidio assolutamente no, è una gara ufficiale, è una competizione molto molto importante per noi, soprattutto se vogliamo creare un'identità ben precisa, una mentalità vincente. E indubbiamente è la prima gara che si trova nel mezzo proprio della preparazione. Noi dello staff ci siamo, in base al nostro programma, non abbiamo modificato assolutamente nulla, rispetto all'obiettivo di arrivare, bene, in campionato. Quindi, le gambe saranno un po' appesantite, i meccanismi non saranno perfetti, però, detto ciò, vogliamo passare il turno e ce la metteremo tutta con tutte le nostre forze. Indubbiamente mi aspetto dei passi in avanti. Dal punto di vista della conoscenza del gioco, dal punto di vista della solidità e soprattutto dal punto di vista della mentalità per cercare di vincere la partita. Ciao mister, lo Ciao. Stadio Nazionale, ci conosciamo già e ti chiedo, hai già parzialmente risposto, ci è mancato il test intermedio con il Cosenza, che era importante in quel momento. Abbiamo un po' compensato col lavoro che hai fatto successivamente. Poi ti chiedo, i tifosi sembrano attendere, diciamo, la fase un po' di contestazione, che poi tutto sommato è stata leggera, è passata, quindi è importante partire bene. Che sensazioni hai per questa piazza che cerca questo riscatto con voi, diciamo? Ma siamo noi che dobbiamo trascinare l'ambiente con il nostro atteggiamento, con i nostri comportamenti dentro e fuori dal campo. So benissimo che piazza è questa, esigente, passionale, ho letto la mia prima conferenza, però penso che i ragazzi in questo primo mese siano stati perfetti dal punto di vista dell'atteggiamento, della voglia di crescere e nel creare un qualcosa di importante. Poi indubbiamente lo sapete meglio di me come sono le situazioni, perché sono sempre in evoluzione, stiamo cercando di mettere dentro e di allestire una squadra importante, quindi stanno arrivando dei giocatori, delle situazioni si stanno definendo. Vorrei citare l'importanza del rinnovo di Thiago, perché veramente ha dato un segnale allo spogliatoio, ha dato un segnale a tutto l'ambiente. Ringrazio la società perché è un tassello veramente importante, lo considero proprio come un acquisto a tutti gli effetti per l'importanza che ha il ragazzo al di là del campo, proprio come immagine fuori dal campo. Quindi porta anche un po' di credibilità, no? A tutto l'ambiente. Quindi sono felice, riscontriamo che tanti giocatori si stanno offrendo perché annusano che si sta facendo le cose per bene, sono stracontento dei direttori della società, lavorano 24 ore su 24 per cercare di fare un anno importante, poi lo sapete meglio di me che ne vince una sola, non è semplice, ma noi vogliamo essere credibili, noi vogliamo essere una sorpresa importante, indubbiamente dobbiamo creare un'anima importante, quando ci sono tanti cambiamenti. Non sarà facile assemblare il tutto, però non ci spaventa niente, piano piano con il lavoro e con la nostra mentalità cercheremo di fare un passo per volta e di farlo per bene. Batterie. Mister, buongiorno, io Buongiorno. sono Alberto Favilla M. Ti domando, la partita con l'Olympiakos mi è sembrato che per 60 minuti, è il mio punto di vista, bene sotto il profilo anche fisico, la squadra mi sembra che ha corso bene, tatticamente anche la fase di non possesso, la fase di conquista palla, ottima, bene anche la fase offensiva, soprattutto sugli esterni, mi sembra ancora da crescere, ma è normale, non so se sei d'accordo, ripeto il mio punto di vista, sull'asse verticale, tre quarti, prima punta, ancora da lavorare. Sì, in parte sono d'accordo con te, nel senso che dobbiamo migliorare molto nella verticalizzazione, ma credimi che dobbiamo migliorare tanto anche
dal punto di vista difensivo, perché dopo tanti anni dove si gioca in un determinato modo, che non è assolutamente una critica, è un altro modo di interpretare il calcio, ci vuole del tempo nel riconoscere determinate situazioni, del tempo nel riconoscere determinate scalate, la voglia di andare a riconquistare palla, anche nella riconquista immediata, deve essere immediata, è una cosa che ti deve scattare nella testa proprio meno di un secondo, no? E non è semplice, però lavorandoci con il tempo ci arriveremo, sono convinto che ci arriveremo. E l'importante è che si iniziano a vedere delle distanze giuste, la voglia di fare quello che si prova, e questo con l'Olympiacos si è visto per 60 minuti. Poi anche nel un po' diciamo nel disordine degli ultimi 20 minuti, 25 minuti, e mi interessava vedere anche la squadra che sapesse soffrire dietro linea della palla, arrancare con ordine, con anima, e ho avuto dei segnali positivi. Poi ovviamente le gambe, ti ripeto, non sono al 100%, anzi questa settimana vi dirò che abbiamo caricato anche di più, poi scaricheremo un po' la settimana prossima, quindi non so se saremo brillantissimi o no, ma mi importa poco questo, l'obiettivo di vincere la partita deve superare qualsiasi alibi. Grazie. Mister, buongiorno. Buongiorno. Lorenzo Pulcioni, Tele Galileo, ha parlato del rinnovo di Casasola, allora le chiedo anche due parole sull'ultimo arrivo, quello di Damiani, centrocampista del Palermo, e poi le volevo chiedere se Tremolata può essere un obiettivo, visto che è un nome che è rimbalzato, e invece rispetto a le questioni che ha detto adesso rispetto alla sua idea di gioco, se questa famigerata costruzione dal basso, no, che è un cardine della sua idea di gioco, magari può essere, insomma, un rischio magari in Serie C, ci vuole tempo, un campionato particolare, è un'idea ambiziosa? Non so se sia ambizioso o meno, è quello che credo. Penso che quando poi gestisci un gruppo percepiscono le cose in cui credi e le cose in cui non credi. Io ci credo tanto, poi indipendentemente dalla categoria, il giocare dal basso è un rischio in ogni caso, ma può essere anche un rischio giocare per 90 minuti con palla lunga e non vincere mai la seconda palla e non creare niente. Quindi è un credo che poi ti porta a dei passaggi a vuoto. I passaggi a vuoto sono l'interpretazione del gioco, capire quando il possesso dal basso è funzionale e puoi uscire anche rischiando qualcosina, oppure quando ti suicidi, e questo non deve capitare. Però se non si inizia mai a creare qualcosa, e anche sbagliando, perché dagli errori poi che riesci a migliorarti, non solo quando fai le cose per bene. E oltre Thiago sono contento che si è delineata anche la situazione di Bruno, di Martella, anche Ferro, in tanti piano piano stanno mettendo a posto la loro situazione personale, gli uomini in cui crediamo che siano funzionali al progetto, e per quanto riguarda l'acquisto di Damiani sono felicissimo, un giocatore che dà del tuo al pallone, un giocatore di grande personalità, che è abituato a giocare a due in mezzo al campo, lo seguo da diversi anni, l'anno scorso l'ho seguito molto, è un giocatore che sicuramente sarà molto molto utile in questa squadra, un giocatore che vede calcio, e fortunatamente i direttori la vedevano come me e hanno fatto uno sforzo per portarlo a Terni, e si è percepita subito la voglia del ragazzo di venire a vincere questa sfida. E questo è quello che ricerchiamo nei giocatori che acquisteremo. Per quanto riguarda gli altri nomi non ne faccio, perché non sarebbe corretto, sono giocatori di altre squadre, ma credetemi che sono in tanti che vorrebbero venire a Terni in questo momento. Noi non dobbiamo sbagliare gli uomini funzionali, e soprattutto non dobbiamo sbagliare gli uomini dal punto di vista caratteriale. Terni deve essere, come vi ho detto il primo giorno, deve essere una priorità. Chi viene qui è perché deve sapere che ci sarà tanto tanto da soffrire, è un campionato difficilissimo, e ci saranno momenti molto complicati, e solo con quella mentalità e quella voglia ne usciremo fuori tutti insieme. E come vi ho detto, l'obiettivo primario è creare un gruppo forte, e ci vorrà del tempo, perché vedete che stanno arrivando piano piano, e piano piano si avvicina anche l'inizio del campionato, quindi
dovremmo essere bravi e fortunati di arrivare in un determinato modo alla prima. A te. Mister, buongiorno. Gianni Giardinieri, buongiorno. Ciao, AM1 TV. Naturalmente è una domanda che andrebbe rivolta anche alla società, ma ti chiedo anche un'opinione, parlando proprio di mercato. Oggi è l'ultimo giorno per il Catania per presentare la fideiussione per i nuovi tesserati che hanno appunto preso pochi giorni fa. Tra loro, come sai, c'è Luperini e Didacchio, che sono due ex giocatori della Ternana. Dovesse non andare in porto la fideiussione e quindi i due ragazzi tornerebbero a Terni. Avete parlato con la società di questa possibilità? Da parte tua c'è la massima disponibilità ad allenarli? Possono restare nella rosa? Insomma, cosa potrà accadere da questa situazione? Sicuramente ne abbiamo parlato. Mi auguro con tutto il cuore che il Catania riesca a risolvere questa situazione, perché è una piazza importantissima, una piazza prestigiosa, ed è giusto che si risolva nei migliori dei modi questa situazione. Per quanto riguarda gli altri ragazzi, ci conosceremo meglio, cerco di essere corretto e coerente con tutti. I ragazzi hanno fatto delle scelte all'inizio dell'anno. Terni non è stata una priorità per loro e noi in questo momento ci stiamo strutturando per cercare di creare una squadra competitiva, quindi vedremo quello che succederà, però la società si sta muovendo cercando giocatori che vedono Terni come il loro Real Madrid, perché solo noi, solo così riusciamo cercheremo di creare quella scintilla e quella magia per cercare di vivere un sogno, e questa deve essere la nostra mentalità. E il sogno si avvera se ci credi veramente in quello che fai, se ci sono le unità di intenti tra società, tifosi, città, società, voi. Noi dobbiamo creare quella magia che poi ti fa fare la differenza, ma penso come in tutti i lavori, in ogni settore sia così. Io non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di avere il gruppo al completo, non vedo l'ora di sentirli, sono molto empatico. Pretendo tanto da loro, ma mi piace creare rapporto, mi piace entrare dentro la persona, perché poi l'aspetto umano fa la differenza in tutte le cose, in tutti i settori. Buongiorno mister, due cose. Prima abbiamo parlato dei rinnovi di Casasola, eccetera, quindi citiamo allora anche Donnarumma, che ci risulta anche lui sia a buon Calpeo. Punto. A che punto sta anche non fisicamente? Mi dispiace se ne dimentico qualcuno, ma la società sì. in questi giorni... Poi ci sentiamo 600 volte al giorno e qualcuno magari me lo dimentico, ma sta veramente... No, però le chiedevo un'altra cosa, quindi Donnarumma a questo punto anche lui verso il rinnovo, ancora non ufficializzato, ma credo a questo punto a Rugherà arriva presto, esatto. E lui a che punto è fisicamente, se può essere pronto? E seconda cosa, quanto potrà essere simile o differente la squadra di domani a quella che abbiamo visto nell'amichevole con l'Olympiacos, visto che lei aveva detto che ha fatto pochi cambi per dare minutaggio a tutti quanti i giocatori che ha utilizzato. Grazie. Sì, e Alfredo è tanto indietro fisicamente. Domani verrà in panchina, ma anche perché c'è Rovaglia che è fermo per un problemino all'adduttore, un sovraccarico, e da martedì riprenderà tutti gli effetti con la squadra. E Alfredo lo porterò in panchina, perché Alfredo, anche se non sta bene fisicamente, ma negli ultimi 20 metri è un killer, quindi si è messo a disposizione a tutti gli effetti, in questi giorni si sta allenando con grandissima serietà, grandissima voglia, però è indietro dal punto di vista fisico, so benissimo quello che mi può dare, se ce ne sarà bisogno lo butterò nella mischia, però ha bisogno di ritrovare ritmo in allenamento, anche se dal punto di vista fisico non ha mai saltato un lavoro, però si porta dietro un problema che è in via di guarigione e ha bisogno anche lui di ritmo, di partite, stare dentro con i compagni. Buongiorno. La seconda cosa. La formazione. Quanto può essere Ma la formazione sarà molto simile a quella dell'Olympiacos. Buongiorno, Ivano Mari, Serena Time. Le chiedo, oltre a Donnarumma, che non è al 100%, e Rovaglia, che sono altri infortunati per domani, e poi le chiedo se
questi due giorni sono stati fatti agli allenamenti qui sul sintetico del Taddei, è una scelta definitiva, provvisoria? Avete lasciato San Gemini o qualche altra alternativa avete intenzione di usufruire? Sì, stiamo cercando un campo in erba per non allenarci tutti i giorni sul sintetico, poi due o tre volte a settimana verremo qui allo stadio, soprattutto quando giocheremo fuori casa, magari per allenarci al campo, però stiamo cercando un impianto col terreno in erba che non sarà San Gemini, e stiamo valutando due alternative e a breve credo che decideremo. Grazie a te. Buongiorno mister, Michele Ciao, Fratto, buongiorno. Corriere dell'Umbria. Senta, una domanda su di lei, nel senso, lei da calciatore ha calcato i migliori palcoscenici possibili a livelli altissimi di calcio professionistico. Invece per quanto riguarda l'allenatore, è la sua prima volta su una panchina pro, definiamola così. Differenze con quanto fatto fino adesso nei settori giovanili del Milan e soprattutto come si sta calando in questa nuova veste, se è cambiato un po' il suo modo di approcciare, il suo modo anche... Differenze in che senso? No, nel senso, che cosa significa allenare solo un gruppo di ragazzi e adesso allenare una squadra che ha come obiettivo, è inutile nasconderlo, quello di essere protagonisti nel girone B. Ma sicuramente quando alleni il settore giovanile l'obiettivo primario è la crescita a 360 gradi dei ragazzi e sono tra l'altro strafelice che molti si siano messi anche in mostra nella tournée quest'estate del Milan. Però è anche vero che poi quando alleni una primavera così importante come quella del Milan non basta solo la crescita dei ragazzi, ti chiedono anche i risultati e di raggiungere gli obiettivi, quindi da quel punto di vista è molto simile, visto che qui bisogna raggiungere gli obiettivi, ma la vera differenza è che poi si rappresenta una città e credo che poi quando si va ad allenare in ogni città e soprattutto nelle città nei paesi più calorosi, io la vivo che mi devo immedesimare in tutto e per tutto a 360 gradi nella situazione per cercare di rappresentare al meglio e sentirmi addosso veramente la città e la maglia, perché la vivo così, come vi ho già detto prima anche con i giocatori, la vivo così e spero in tutti i modi di entrarci più dentro possibile, conoscere più aspetti possibili, conoscere più persone possibili, perché ti dà la percezione di prima di tutto di crescere e di imparare cose nuove, poi proprio capire la mentalità e come ragionano, no? Come ragionano le persone del territorio. Questa è una cosa bella che ti arricchisce e spero di rappresentare questi colori nel miglior modo possibile. Poi intendo nel miglior modo possibile, spero anche con i risultati, soprattutto con i risultati, ma sicuramente sotto il punto di vista del lavoro, della professionalità, su questo non ci sono dubbi, lavoro dalle 10 alle 12 ore al giorno con grande passione, anzi dovrei staccare ogni tanto perché mi fa bene, però non ce la faccio. Grazie a te. Supplementari da evitare? In questa fase un po' particolare? Ma sai quante cose vorrei evitare io magari nella vita, però non so. Non dimentichiamoci che sempre ho sentito l'intervista di Nesta di ieri, questo è un calcio d'agosto, un calcio bugiardo dove i valori si azzerano, dove non si sa chi arriverà più brillante. Io non conosco tanto della preparazione della Casertana, l'abbiamo studiato tanto, è una squadra che gioca calcio, una squadra che ho visto col Napoli ha messo in difficoltà, cerca di proporre anche lei calcio, una squadra molto molto pericolosa con giocatori con 4-5 elementi veramente forti, però questo ripeto è una constatazione, non spaventa, anche noi abbiamo gente forte e una squadra competitiva, però sono partite da prendere con le pinze, bisogna affrontarla e avere un approccio già con gli occhi giusti, altrimenti non usciremo con la ossa rotta, ma io sono sicuro che i ragazzi, vedendoli questa settimana e vedendo la rifinitura di oggi, domani faranno una buonissima partita. Grazie. Grazie a voi.